Io direi di andare avanti con il Reddit, ma prima di andare avanti con il nostro redditore, come al solito, ragazzi, la sigla. Sigla, dai. Vabbè, vabbè, ragazzi. Ragazzi, ho sbagliato. Sono in live. Oggi è domenica, è il giorno del Red. È il vostro? Ho sbagliato, ragazzi, che vi devo dire? Bene, andiamo avanti. Polise si è abbonato, ragazzi, poverino, come voi. Allora, ufficiale Dario Moccia al Bayern in prestito secco. Cosa vuol dire prestito secco? Comunque, sì, mi assomiglia effettivamente un pochino. Non ho sicuramente quel fisico, non ho sicuramente la sua abilità nel gioco del pallone, ma comunque un grande, non questo tizio, non so chi sia. Prestito secco senza pagare soldi. Prestito secco vuol dire... E che cosa ci guadagna? Ma non mi interessa niente, non vi faccio nemmeno le domande. Andiamo avanti. Le cose veramente belle che danno al cinema all'aperto nel mio paese. Accompagnato a un gruppo musicale dal vivo che ricreava gli effetti sonori e la musica, ovviamente. Ma che figo, ma poi Galloping Gaucho, che scelta unica per un corto di Topolino. Molto particolare. Ma che figata. Proprio come ai vecchi tempi. Ma che cazzo gli è preso alla sagra del tuo paese? Vedete che le feste del paese sono veramente uniche a volte, sono veramente fighe. Oh, gatto indipendente, ormai non esiste più una programmazione shitpostire episodio 27. Non ti preoccupare, tesoro, a me basta che ogni tanto lo posti e poi sono contento. Gatto indipendente è tornato, ragazzi, vediamo subito. Era scritto bene, bravo, bravo gatto. Secondo me la musica era anche altissima stavolta, si riguarda. C'è scritto invito comunque sotto al banner di dello studio Ghibli. Ecco, così almeno ho levato il banner, ma comunque si capiva tutto. Bellissimo gatto, veramente bello. Cioè, se devi aspettare per poi sfornarli così, aspettiamo pure, cioè ti si dà tutto il tempo del mondo. Giorgione sta esagerando un po'. Ma cos'è, un messaggio privato? Ma è illegale questa cosa, Giorgio. Ciao Giorgio, sarei per caso alla festa dell'unicorno? Sarebbe bello incontrarti, ti seguo da sempre, rispondi per favore. Zitto, ti cago nel puzzo de so de Roma, dai magica. Allora, ascolta. Allora,
dimostrami che non è un fotomontaggio. Dimostramelo, ti prego. Gli hater diranno che è fasullo. È palesemente lui l'influenza di Dario, è proprio cattiva. Oh, the soap power. No, dai, voglio la dimostrazione che, si, che non sia... Aspetta. Vabbè. Non mi risponde, sarà a sparare come tutte le ore della sua esistenza. Comunque, dai, vedremo. Andiamo avanti. Me lo ricordavo diverso il Poliquid Show. Vediamo un po' che momento è questo. Quindi, dai. Mentre voi, appunto, battete Virgil, io mi rendo conto di... Ma che cazzo di camicia aveva Poli? Ma dove è andato a vivere? Sull'Himalaya, come monaci buddisti? Ma cos'è sta roba? Non essere la persona migliore per raccontare una storia. E quindi lo facciamo fare a chi è molto più bravo di me. Ma no. Virgil, dopo essere stato sconfitto dai quattro cazzi di gomma, ne andò sul fiume cercando salvezza. I nostri tre eroi riusciranno forse. Aspetta, mi chiama Paolo. Oi Giorgio! Ciao, scusa, sono in live, ti voglio fare una domanda per verificare la veridicità di una cosa o meno. C'è un tizio che ti ha scritto un messaggio privato su Instagram dicendoti ciao Giorgio, sarai per caso alla festa dell'unicorno, sarebbe bello incontrarti, eccetera, e te gli hai risposto zitto, ti cago nel puzzo, adesso de Roma, dai, è magica? Sì. Perfetto, ciao Giorgio, buona serata. Perché questa? No, niente, così, niente, era tutto a posto, grazie Giorgio. Per i meme, io l'ho scritto. Sì, no, certo. Cioè, va bene, ciao 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 ciao. Bene, era vero, benissimo, andiamo avanti. A convocare Dante, Spyro, il presidente Mattarella e infine Solid Snake a convincere Pumba ad andare sul fiume Gange. Ah, Pumba è Dada. A fare così il Poliquid Show, il puzzle poli delle ombre. Vabbè, ok. Deve andare così. Bello questa montagna. Bello anche Dada all'ultimo come easter egg. Bello, bellissimo. Bordo, oggi full power, eh. Un po', si è portato a Dargo col tuo nome? Eccola. Ecco. Zono Nanni Twitch. E mi sono cagato nei pantaloni. Ormai insultato da tutti. Ciao Dario, ho fatto un disegnino per te, Agnese. Bellino questo, grazie mille Daniel o Danielle. Comunque grazie, grazie di cuore, molto molto carino. Io in particolare sono molto simile. Grazie a Hacker, a Macarone TV, grazie a Jimmy Nauta, me lo ha detto 100, a Delphi, chi è? De Fisi, benvenuto, oddio! Oddio! Grazie De Fisi, benvenuto. Grazie, 11.002, dai! Torniamo a 11.005, cazzati neri! Dai, Power, lascia Fanatic per la Tomodachi, ma piano piano... Ci si fa, ci si fa. Non vi preoccupate. Comunque grazie, bellissimo. Oddio, bellino anche questo. Ah, Phil di Fro l'ha fatto questo. Dario Salieri. Bellino, questo l'ha fatto su Discord. L'ho seguito un pochino mentre lo faceva su Discord. Bello io Salieri, perfetto, cazzo. Poi inquietantissimo. Bravo Phil di Fro, veramente bellissimo. Grazie di cuore, grazie di cuore. Grazie per averlo postato anche. Grazie al Pais. Oddio, benvenuto al Pais. Grazie a Vendo Cascio Cavallo, grazie per l'anno. Lo abbiamo ufficialmente perso. Descrivi la tua... Ah beh, ok, la tua topa col titolo di una canzone. Descrivi la tua patatina, farfallina, vaginina, gnignina col titolo di una canzone. Puoi duettarmi, stitcharmi oppure usare commenti. Visto che l'altro video è stato commentato al 99% dall'omini, stupiteci donne! Ma, al Pais potrebbe essere un alfista un po'... No, celato, visto che anche su Instagram ha commentato, poi ha cancellato commenti, magari torna. Io sono in hype, se torna al fista, dico la verità, speriamo. Speriamo. Al Pais, sai, lui ogni tanto celava il suo nome. Magari sovrainterpreto per l'hype nel desiderare un suo ritorno. Grazie da Cremba, oddio! Grazie per i 27 mesi, oggi va così, eh? Grazie a Cappuccino Findus per l'abbonamento. Ma non puoi andare in giro a chiedere dove abita una persona, non è normale, è ovvio che non ti rispondono, cheat. Vediamo, ci sono io che chiederò l'indirizzo a qualcuno, vediamo. Si fa domande, ma come fai a dirlo? Ma dove sta lui? Mi dai l'indirizzo? Grazie, Berna. Uno ti dice, scusa, ma che cazzo vuoi? Ma poi, scusa, ma perché mi vuoi chiedere l'indirizzo? Cioè, uno si spaventa. Cioè, già
già tanto che t'ha detto così, è stato educatissimo il tipo. Se tu, se, guarda, Ale, te l'assicuro, se tu fossi penetrato all'interno del ristorante Vedi Quinceri e avessi trovato l'orco mattina, supremo, il boss degli orchi, che vuoi? Mi scusi, signor Fabrizio, dove sta Dario Moccia? Più la doppietta, via, levati dal cazzo. Cioè, subito, hai avuto fortuna a incontrare le persone tranquille. È una signora. Comunque un'ora. Verso mezzanotte, a un certo punto, ah, bello taxi, spunta nel mio salotto un tizio che io non avevo mai visto e conosciuto. In salotto, cioè proprio dentro casa, sì. Vorrei specificare. Punta questo tizio e fa: ciao Dario, sono venuto a vedere Pokémon Anthology. Faccio: scusate, chi sei? Cioè, sono un ragazzo di Lucca, sono venuto per vedere Pokémon Anthology. Come hai fatto ad arrivare qui? Come... Ma no, sono venuto col taxi da Lucca. Ciao, è Bimbo Slime. Da Lucca col taxi, 40 minuti di taxi. Ma è il mio indirizzo? Sono andato in piazza, ho chiesto, ci sono dei tuoi amici, mi hanno detto dove stavi. Ah, ok, e la porta era aperta, sono entrato. Ok. Grande taxone, cazzo. Grande davvero. Grazie Ice Vapor Water, grazie a Dionista 98, a Foccolin, a Crazy Life e a Arianna per l'abbonamento. Quel ragazzo era Lore Mosca, no, me lo ricordo, non era Lore Mosca. Chissà che fine ha fatto, vorrei saperlo. Dario, ti prego, ti scongiuro di non droppare Yakuza, ti prego, sappiamo che non è un content da Twitch, ma ci stiamo divertendo a vedere Dario no drop, parlo, non farlo persona. Non puoi, per favore, non devi, non penso di essere abbastanza forte. Bella, tra l'altro torna. Avete ripescato la wave di Guzna. Grazie a Michele Rock per l'abbonamento. Dei fratelli, vediamo. Ah, c'è Joker, Jumpitech e Sperda. I miei preferiti. Altro non ci sai. Chissà che minchia dicono. Capito, è quello. Questo è fatto. Sinergo, se posso darti un consiglio, non tatuare. Ma davvero hanno fatto la reaction a questa roba? Me la sono persa io. Guardi mai le tempie. L'ho scoperto tramite un video che ho visto. Se ti trapianti... Aia! Perché io l'ho visto dal video di Joker, capito ragazzi? Oggi Reddit di fuoco, eh? Oggi Reddit di fuoco. Era una battuta basata sul video che avevo visto di Joker dove suggeriva di non tatuarsi le tempie perché non ti puoi trapiantare poi. Vabbè, vediamo, dai. Tanti capelli, hai dei tatuaggi sulla testa, non ti posso trapiantare i capelli. Un video papelico, vattelo a recuperare. No! Merda! È italiano. Come si intitola il video? Cosa non fare quando vuoi... Peso 122 kg di massa magra, se do il calcio in culo a un tizio lo ammazzo. Mai visto? Che moccia, tizio! Però lo vedi? Hai dato da mangiare a streamer. Hai capito, streamer, che roba, sì. Quindi, che dire? Mamma mia, che rischio, cazzo. Ma poi non mi ricordavo che avevo fatto quella combo tremenda, cioè. Mamma mia, che culo stretto, davvero. Comunque no, già che vi fanno ridere i tu meme, non ci posso fare nulla, mi fanno ridere davvero un botto. E allora, scampata. Ma alla fine si è fatta una risata, no, ma meno male. Mi fa ridere, secondo me è uguale, non mi denunciare. No, Rovaldux non è propriamente questo. Nani Twitch, signore e signori, vediamo. Ah sì, io questo lo so, me l'ha mandato Twitch. Cioè, me l'ha mandato Nani. Ciao, sono Anna, rappresento la società di scommesse e giochi d'azzardo One Win. Voglio offrirti una cooperazione basata sulla pubblicità. Tu fornisci la voglia di guadagnare, noi forniamo tutto il resto. Attualmente lavori con qualche azienda? Già, Anna, mi piace bevare il gioco.
Benissimo. Ciao Anna, non mi piace, mi fa leggiato. Benissimo, benissimo. Grazie a Devil Wombat, si fa così, si risponde così. Grazie a, 42 per i, a Devil Wombat per i 42 mesi. È così che si risponde a un'offerta del genere. Oddio, bellissimo! Primo post, ciao Dario, non so se è già stato fatto, ma ecco a voi Dario Oni, demone della Toscana, grazie alla compagnia Infinite Notti di Infinite Notti di Segno. Una cosa che vorrei chiederti, la trovi nella seconda immagine, trovi il nome del mio Instagram in alto, se vuoi vedere altre cose. Ciao Dario, ciao chat, come va? Spero il disegno, addirittura questa interazione disegnata con la chat. Vi sia piaciuta la serata? Reddy stai regalando delle perle. Dario, visto che ho cominciato a fare fumetti autoprodotti, te ne vorrei dedicare uno. Usando il Darioni come protagonista, una tavola ogni due settimane, faccio il cameriere e sto sotto stagione estiva. Se sopravvivo sarà un miracolo. Bianco e nero format a 6 a 5, non so quanto verrà lungo, ma appena possibile spero di stamparlo e poterlo dare. Potetelo dare, mi godrò la live di domani. Oh, dagli estratti YouTube, domenica sera tocca servire ai tavoli. Tocca. Da Boccea a Roma, ti saluto e ti abbraccio. Forza Roma, abbassa la Lazio, si va bene. Sì, allora, guarda, io ti propongo 2000 euro a tavola per me. Va bene? E lo puoi fare. Dammi tutto quello che guadagni al ristorante. Tutto mi devi dare, hai capito? Tutto quello che guadagni durante la stagione è mio. E puoi fare quello che vuoi. No, scherzo, fai quello che ti pare. Anzi, sarò curioso di vederlo, ok? Aspetto le tavole. Pubblicale pure qua su Reddit, così noi seguiamo passo passo ogni passaggio della produzione. Quindi 50 euro, purtroppo sì. Oddio, mi scusi signor Nintendo... Ma lei mi fa il Game Boy per la Fiorentina e non una limited per il Dario, ma il Game Boy c'è più da una vita. Ho capito, ci penso io. Non sapevo quale delle due versioni fosse venuta meglio, quindi le ho caricate entrambe. Ciao Dario e chat, spero vi piacciono le mie cazzatine, vi voglio bene. Molto, molto bellino, cazzo, il Game Boy di Flashback. Punto esclamativo Flashback, tra l'altro, per preordinare, Box. Ottenerete le 5 carte di Octa, l'unico modo per ottenere, ragazzi, nuove sorprese per chi ha preordinato e che, per chi preordinerà, sorprese grosse, grossissime, merde! Allora, bellino anche questa versione con le nuvole. Forse un po' strecciati i loghi lì, però questa roba qui è carinissima. Tra l'altro, ragazzi, vi voglio far vedere una cosa. Guarda, sfrutto l'occasione del buon accollo per farvi vedere una cosa che non vi ho fatto ancora vedere. Mi ripenso, poi magari ve l'ho fatto vedere, sono scemo. Ok, eccomi qua. Faccio vedere questo. Game Boy della Jasco, dedicata a Super Mario. Ci sono due colori, il verde è il più raro e io ho preso il verde. Però ve lo faccio vedere, dai. È uno dei pezzi più belli che ho, secondo me. Guarda che bello. Ho fatto anche una ditata, vaffanculo. Azzurro, insomma, non lo so, mi hanno detto che quello chiaro è più raro, quindi sarà azzurro, verde. Che colore è? Azzurro, allora azzurro. Comunque ce n'è uno viola e uno azzurro, ho preso l'azzurro. Sbagliato il colore perché me lo scordo. Se non mi ricordo che colore è, ragazzi, non ve lo so definire. La gente non definisce il colore. È trasparente, no, quello ok, però non è rosso, quello lo riconosco. Comunque ce n'è uno chiaro e uno scuro, ok? Quello più chiaro è più raro e io ho preso quello più chiaro. Vieni, rompetemi io. 15k come prof, certo, no, non costa 15k. È abbordabile questo. Però è bello, abbordabile ma molto bello. Non è che bisogna prendere le cose solo di valore, bisogna prendere anche le cose belle. È cola glitterato. Tra poco arriva. Mangaka 96, olio su tela. Va bene, bella questa cosa. Amiche, hai fatto anche la base per metterci nuove robe. Ecco Krillin. Madonna, cioè Agnese è sempre bellissima. Io così, veramente, ma poi fatto malissimo. Mamma mia, altrimenti. Va bene, grazie comunque di questo fotomontaggio incredibile. Mitch 369. Luca e Dario. Luca, ma come cazzo stai impugnando sto mouse?
Ma ancora il mouse. Comunque bella la posa così. Anche l'inquadratura mi piace col fascio di luce. Interessante. Anche l'energy drink. Nel multiverso flashback non è altro che l'energy drink e la Tomodachi. Bellino però. Forse un po' troppi loghi. Bisogna andare a togliere. Però molto interessante l'idea. Magari rubiamo, poi facciamo. Deco l'intenzione di fare incazzare mio padre. Che bravo streamer, penso proprio di abbonarmi. Il mio cavolo e stile di vita sono stati realmente alterati. No, ma questo era il meme basato su Volpe che ha fatto Crudelia Memon. Però va bene, grazie di averlo fatto anche con me, ci mancherebbe. Poi bella anche l'immagine di The Box, eh? Grande momento della mia carriera. Io ragazzi pronti a preordinare l'Or Flashback. Tra l'altro questa roba qui me l'avevate già postata una volta su Reddit. Sì, siamo io e gli Space Valley quando erano ancora relative con Omi sulla terrazza Mascagna a Livorno. È una foto molto vecchia. Grazie a FF Designer, benvenuto, è il capo tendone per l'abbonamento. Eh sì. Ciao Dario, finalmente ho realizzato un altro piccolo video Lego stop motion. Ora che ho più tempo libero posso dedicare il mio leggermente animazione e già in mente qualche progettino. Come l'altra volta ho pubblicato anche un altro post con un paio di immagini behind the scenes. Vediamolo. Evidentemente non conoscete molto bene Lucilla di persona, perché se li vedete insieme sono BB e Bebop. Ciao! Ciao Lucilla, non fai la pasta oggi? Oh Luca, non lo so, mi piacerebbe, però sono indecisa. Ma dai, ti ho fatto la pasta con i pisellini freschi. Ma dove li hai presi i pisellini freschi? Li ho presi nell'orto della nonna. La nonnina, la nonnina. Bellissimo, è venuto molto bene, ma sei molto bravo cazzo a fare questa roba, eh? Molto bravo. Se ti posso dare un suggerimento, oh, per animare i baffi di Mangaka, puoi far muovere i baffi a tempo con il labiale. Funziona tanto e gli dà ancora più vita. Veramente figo, veramente figo. Bravo, non vedo l'ora di vedere altra roba tua ora che sei un po' più libero, perché sei veramente bravo. Veramente, veramente bravo. E so quanta fatica ci vuole a fare una roba del genere, quindi sì, è corto, ma è il tempo che ci vuole per fare la stop motion. Bravissimo. Lo sai che ci ho pensato appena ho visto? Cazzo, un trailer di flashback così sarebbe top. Però ci vuole tanto tempo, ragazzi. Grazie a Bancel 96, a Castorio Fusbi, a The Dreamer per l'abbonamento. Ma è stop motion o 3D? Credo sia stop motion. Così ha detto lui. No, non mi sembra 3D. Classico pranzo della nonnina di Luca. Minchia, che combo! Belline le papere. Ma perché vi siete intrippati con quella stronzata che ho detto en passant così, boh. A volte vi fissate con delle cose a cui io non do assoluto peso. E poi quando magari vai lì, te ragioni sulla pancia, sulla live del secolo, va, passa in sordina. Invece cazzatina così sparata. Ah, bellissima questa. Vabbè, strano. Old school be like numero 1. Vediamo, 32 secondi. No, Mase! Che fai? Mase! No! Mase! Questo è quello che penso. La mia reazione è subito stata questa. Quindi... A me mi fanno ridere queste cose, ragazzi. Allora, procediamo col prossimo post. No, Dario, devo assentarmi 2 settimane perché ci stai del ring. Dario, esatto, è andata così. È andata così, esattamente. Veramente brutta, scusate. Dario Moccio. Durante il tuo prossimo tour, Dario, un po' attaccarci mettendo meme di altre community, pigna in culo, lancia moneta, se scende, Dario, ok. Bella, complimenti, bella, anche il ritaglio, tutto bello. Bobby, Cesso. Dario, l'apprezzamento per l'arrangiamento di settimana scorsa, vi propongo un Dario Moccia Cross Studio Ghibli volume 2 rigorosamente montato con iMovie. Va bene, vediamolo. Grazie Carrotten e a Luca e Lambo per l'abbonamento. Bellissimo, sì, è stupenda questa roba. Bello il montaggio. Vabbè, ora come faccio a farlo vedere? Comunque si è montato sul pianoforte. Grazie gatto, gatto marpione.
minchia. Bravissimo, bravissimo. Più che altro, cazzo ragazzi, pochi upvote, 51, bisogna portarlo più su questo ragazzo, è stra bravo, cazzo. Mocer, qualsiasi reagenda a quel momento nel trailer del pre-order di Flashback. Vediamo. Non credo, che sia stato quello, però va bene. Bellino questo, piccolo ritratto per ringraziarti della compagnia che mi fai ormai da anni. Sfrutto il post per dire che ho aperto da poco le commission. Se volete un ritrattino mi trovate su IG, su Instagram Gabriele De Eugenio. Scusa lo spam, Darione. No, no, non ti preoccupare, lo sapete che vi potete spammare tranquillamente quando fate una fan art. Comunque bellino. Cazzo, questo pennarello qua, questo tratto molto molto giapponese, no? Molto ideogrammatico. Mi piace tantissimo. Bello, c'è una modulazione pazzesca, mi piace veramente tanto, complimenti. Seguitelo se volete. È finita. Dario Moccia dopo aver rilasciato Flashback. Ma perché Vannino, tra l'altro? Boh, vabbè. Eccoci. Bello il socio di Free Wi-Fi. Interessante questa cosa. Bello, non l'avevo mai vista sta roba qui. Descrivi il tuo organo genitale col titolo di un film. Descrivi il tuo organo genitale col titolo di un film. E poi sticciarmi, duettarmi o semplicemente commentare. Comincio io, Johnny Stecchino. Grazie a Zelfino, grazie a Monkey dei Rufi, alle Sghede, a Sbabba, allora sei bravo, e a Giacomo Gallo per l'abbonamento. Primi effetti dell'attività fisica del Darione. Sempre rubare le idee degli altri, maledetti finlandesi. Questa è una pubblicità finlandese vera? Minchia. Vabbè, c'è da dire che i Moldenauer hanno preso da Topolino, da Oswald, da tantissime altre creature, quindi va bene, però... Minchia. Il parrucchiere di Curolili è Lorenzo Aiello? Però non aveva capito. Lorenzo Aiello? Che idioti che siete, ragazzi, veramente. Si chiama Lorenzo Aiello il mio parrucchiere? Ma è possibile che questa donna creda a tutto, a tutto? Allora io capisco quando c'è uno davanti, no, che è convinto, tipo me, forse dicano le cazzate, ma non credere alla chat, ma che cazzo fai? Non ho mai saputo come si chiama il mio parrucchiere. Ma come fanno a saperlo come si chiama? Ma sei sicuro? Tipo segno, tipo sì, ho capito. Però comunque, vabbè, qualcuno si ricorda del video dei capelli che mi fece Lorenzo ieri. Grazie a Stank Dunk, benvenuto, a Davide Cirante, a Sierra Alpha Mike. Penso che sia quella, insomma, la citazione. Ecco alcune foto del set dell'ultimo video Lego Stop Motion. Guarda, guarda il settino, madonna! Bellino. Ma che bellezza fa ste robe, anche in maniera amatoriale, però stupendo. Guarda come ha messo il foglio bianco per riflettere la luce, fantastico. Mente collegati, però. Un componente a Tomodachi Crew nel suo ambiente naturale. Più un'annata finale, vediamo. The Gnob Gloop, Tagesino Gloop. Cioè, guarda anche le scene. Can Grack. Ehi, hey, Can Glum Gloop. Some Glum, I was a Gabragto me. Ugrup, Ugrup. Ugrup, Ugrup. Ma guarda, cute ne è. Io non me la scoperei, però. Vabbè, okay, no, ci sta sempre, anche perché
Nanni è da un po' che, insomma, piano piano, grazie a Ercolino per l'abbonamento, è possibile trovare una ragazza, eh? Viaggio in Giappone, capiamo, non potete partire, merde, perfetto, grazie, grazie, grazie di cuore, non si sa perché oggi ho fatto anche le domande su Instagram, tutti a chiedermi sto cazzo di Giappone, ragazzi, ma io non ho la conoscenza e non posso prevedere quando riaprirà il Giappone, non ho un ruolo politico in Giappone, Cristo Dio. Studio del personaggio di Dario, Manga Edition, sì sì, è uno studio proprio fatto bene, grazie di bello anche il piede, si sa, mica, ho preso una storta, sto male, va, qui bisogna operare assolutamente. Un biglietto per dar credit, per favore, fa un banner e 50 cents. Quando dici si va a letto, e vai effettivamente a letto. Vabbè, se questo ci sta. Porco Dio. Ma perché questi dovrebbero essere i personaggi della Tomodachi? È l'unico mangaka che ci sta. Gli altri insomma c'entrano molto, Pasco. Oddio santo. Montale dice Pasquale, ma si spegne live, sfortunatamente non riprenderemo più questi specchi. Non accendete quel cazzo di farno! Ma poi tutti i livelli sbagliati, non si sente una sega. Un pollicione scontato. No, questa è carina come idea. Questa inchiostrata secondo me viene bene. Un po' in silhouette così, molto posti. Si funziona. Festival! Polizia! È morto, no. Io sto ripartendo. Devi l'ho ucciso la polizia. Ma è Bumolo questo? Ma chi è sta gente? Quindi è un meme andato, morto, no? Ma chi è questo? Chi è sta gente? Boh. Da una parte il signore delle tenebre, principe del male, sopra lo scuro orizzonte, il male di persone, dall'altra è Pongormita, penso. Esatto, ci sta. Ma dov'è il video di Zex? I termosifoni. Ho visto che... ciao Dario, ho scritto una piccola sceneggiatura ed ho disegnato alcune tavole, la storia si intitola Dark Credit. Andare al link, racconta di un rapimento dei tuoi amici più fidati per mano di Octar. Sono presenti diverse riflessioni, citazioni, momenti cringe, ma soprattutto meme morti. Forza. Ciao Dario, ho acquistato questo gioiello grazie a Dozer per non rischiare ulteriormente di essere riconosciuto, ho applicato dei filtri per nascondere la vostra identità. Spero siano di tuo gradimento, salta su, abbiamo degli amici da salvare per fortuna. Sono davvero stupendi, davvero grazie mille, forse non so, davvero bello comunque. Cosa guardi? Hai anche gelati e tutto quel denaro, da dove viene? Mi hai detto tu di venire con una copertura, questa sarà la nostra. Hai soldi, un aggancio di Dozer, mi ha proposto uno scambio interessante, non mi crederesti, l'oggetto vale 10k. Anche il prof deve abbandonare il passato, eccetera, eccetera. Va bene, grazie mille della storia. Bella realizzazione, non ci ho capito una sega, però insomma, ok, ispirata a Dozer, professore, eccetera. Oh, ecco qua, il video di Zex, vediamo un po'. Che avevo visto che durava un botto, beh, ce lo vediamo. Tanto grazie Zexx per fare questa cosa. Dario Mocio, il padre di Dragon Quest, 12 minuti, nuovo felice che gioca a Dragon Quest 4. Scribitti, non vuoi. Tocca ci amare il mio fra. Cioè, te li vede. Se c'ha di marca, se me lo dici nel peso, ti prende a scrocchi. Bisogna fare. Ma che cazzo hai tirato fuori, Zex? Cazzotti. Grazie, sì, non è vero, però grazie. Appunto. No, non li apro adesso. Grazie a Darkino, grazie a Morgan O'Reilly, a Albi. Belle le foto, c'hai Chip, Zeb, Volpe. Poi ci sono io a casa, il tuffo, quello più a sinistra non riesco a capire che cazzo sia, e poi vabbè, cappe del magma. Grazie a Brian Disturbo, R93 e Mauri 22. Allora, poi vi dico un'altra cosa, Questa è una cosa seria, attenzione, punto esclamativo flashback per acquistare i box. Dai, preordinate, vai. Oh, vi rivelo un'altra cosa. Bello il rutto cash. Volevo preparare una nuova RAM per oggi, ma non ce l'ho fatta. Perché... mi sono dovuto occupare del lancio di flashback e di questa live di stasera con tutti gli artisti. Domani però ho tempo per preparare il tutto e quindi vi annuncio la mia prossima run. La run che inizierà domani. Mi è venuta l'idea. Domani si parte con Dragon Quest 4. ノーバッペフラ、アソルド、トッカファルシクアルコサ、ノンシーアイソーのアルターネイティブ、ノンベド、インポッシビルトロバール、チエジアモアダリオ。Sì, ciao. Ma poi dove hai mai scritto, Zex? Perfetto,
Ora, aspettiamo. Sì, 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 sì. Ma dove mi hai scritto, Zex? Su Instagram? Ah. Mio padre. Intanto nel farlo ha lavato. Ormai essere escluso è un leitmotiv nella mia vita, quindi non ci sono problemi. Ma poi scusa Zex, ho detto 100.000 volte che chi monta col montaggio, fa i montaggi fighi, ha accesso tranquillamente a tutto quello che vuole, quindi, cioè Squilibrista fa la run normale, ma non è che la fa come la faresti te, quindi puoi farla tranquillo, non c'è bisogno della mia approvazione, l'ho sempre detto, andiamo avanti. Ah ok, va bene, non importa, mi dissocerò e via.諦めんなよ、お前どうしてそこでやめるんだ、そこでもう少し頑張ってみろよ、ダメ、やめ、諦めたら周りのこと思えよ、応援してる人たちのこと思ってみろって、なんかもうちょっとのところなんだから、俺だってこのマイナス10のところ縮みが取れるって頑張ってんだよ。グラッツサンボ、グラッツエルネ、必ず目標達成できる、だからこそ言えばいいんだ。ファンクロダリオ、愛用そうの UN ボス、ノンホビソノ DI パメッシ、ファシオクエルカッツォチェームアイパレ、ノンホアミーチ、マールメの愛用リスポンドアラジェンテ。ma se non hai amici come fai a rispondergli? Vabbè, comunque puoi fare quello che vuoi, Zex, lo sai, sempre stato così, cioè ora ci hai voluto montar sto caso, ma potevi farlo tranquillamente. No, cosa c'entra questo, scusa? Allora ragazzi, mi vado a Fan Caffè, poi si chiacchiera gli ultimi 5 minuti e si parte. Mi voglio caricare per Dragon Quest. No. No, prendo le distanze io da questo, eh. Che demente che ride di se stesso, io boh. Canter, mai letto? Cosa c'era scritto? Ma hai una vaga comprensione del testo? Almeno apri gli occhini. Guarda, c'è una frase sopra, di quello ho riso. Ma sei scemo, non di me che faccio i versi. Allora ragazzi, mi vado a Fan Caffè. Vai, io veramente. Si chiacchiera gli ultimi 5 minuti e si parte. Mi voglio caricare per Dragon Quest. C'è una frase sopra, qui. C'è scritto qua. Fa ridere. Cante, non ti preoccupare. Dark, tanto non ti leggo oggi. Grazie a Ax pure, a Radark, a Fabdom e a Bonierba per l'abbonamento. Grazie Ureta di Pietro. Yeah! Mamma mia. Oddio, che strana! Ma cos'è, al contrario? È abbassata? Pronti? Cioè, questo è solo l'intro! Mamma mia, l'effetto forse, sonoro forse, più forse, bello! Forse! Mettiamo... no, attimo, perché... Mettiamo... Bella la porta. Dai, sì. Lavoriamo insieme, Zex. È venuto il momento. Lavoriamo insieme. Contattami, dai, parliamone. Quando anche biscotti ha fortuna di scrivere il presente in cui ora viviamo. Sono anni Twitch, ma non ha senso questa cosa.
grafo dei termini e subreddit collegati a questo. Software non creato da me, link nei commenti. Ma c'è Twitch, c'è Podcast, Drumox, Omiato, Data fa schifo. Ah, Ganza, sta sapendo. Idolazzi, Panetti, Masseo, Zano, Volpescu, Bestemmie, Doesn't Matter Pod, Grimbaud, Rimesgate, Ainub Channel, Berta, De Merluz, Richard, HTT Submission, La Tana del Boomer, Sommelier, Anime Italy. Ma perché dovrebbero essere collegati? Vabbè, ci sta però. Oh, ok, lasciamo perdere. Meme esita contro il nome, mi sei capito? Ma quanta gente è collegata a sto Reddit? Ganzo però, bello. Questo è bellino. Stop it. Get some help. È bellissimo questo, mi piace molto. Che sarà bello, nervi da daffodi. Ovviamente ispirata a Gatto Indipendente, però. Hype 81 man. Forse dice ma. Chronics OW Sync. Non penso sia sappia. Pascoli. Sei per forza, sei per forza. Beh, design di Panetti. Backstreet Tomodachi Cube. Tomodachi, bello anche questo. Kerz, Barabba e Dario. Sì, io a 30 anni che esco con i ventenni. Esatto, bene o male, così all'incirca. Primo posto l'editore da Rion per postare un bel riangiamento. Chi vuoi che sia, bah, uno che rinuncia alla fine serata per andare a casa perché è stanco. Ecco chi vuoi che sia Round 2 Twitch. Un fossa che il sabato sera decide di staccare prima dopo DJ Gutierrez e andare via. Andare via dopo avermi detto vengo a Lucca, ci vediamo a Lucca in centro e poi manda un messaggio nemmeno a me, ma ad Agnese, dicendole... Alla fine non veniamo perché siamo stanchi. E via! E ci fermiamo qua. E non ne parliamo più. E non ne parliamo più. E non ne parliamo più. Ok? E soprattutto che partecipa con Round 2 Twitch, quindi insieme a Mottura. No, guarda, mi fermo qua. Mi fermo qua perché è meglio così. Per tutti... ma perché qui Dario aveva Alexa in bocca? No, non aveva Alexa in bocca, ma uno specchietto, no, tipo un pezzo di plastica. Ciao Dario, primo posto su Reddit, il mio primo disegno in digitale. Si va a letto, il freddo, vieni. Ciao Dario, questo è il mio primo posto, non ho nulla in particolare da dire, oltre a spero che ti piaccia. Molto carino, che le gambe sono venute bene, i chip ed è per forza. Anche questa è carina come idea, eh. Ciao Darione, Dario Mocciami fratello. Dove per stai? Forza. Dove stai, brother? Dove sei? Ma chi è? Bella, brother. Ma chi è sta gente? Chi è? Leon Faun. Non lo conosco, ragazzi, scusate, ma non per cattiveria, non lo conosco. È un cantante, non lo conosco, non lo conosco. Vabbè, carino questo. Buongiornissimo, caffè Skip. Ciao a tutti, sono Fazio e questo è il mio puppet, il funghetto. Insieme a Dario, dopo anni... Fazzolone, continua così. Abbiamo finito con il Reddit, grazie a Dio, perché l'ultima quartura è stata un po' così. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.